Avrebbero riciclato grosse somme di denaro dei clan mafiosi palermitani. Blitz tra Trapani e Palermo, 11 arresti e 12 indagati. Strage di Altavilla, uno dei fratelli di Dio, Massimo Carandente, perde il suo avvocato Marco Rocca, venuta meno la fiducia. Dall'indignazione all'azione, un salto di qualità del sistema per il contrasto alla violenza di genere, l'iniziativa organizzata dal presidente della Commissione regionale antimafia ed Emily. A Termini Imerese è presentato il progetto per la realizzazione del polo impiantistico di conferimento rifiuti che sorgerà a Castellana Sicula. Al Vinitaly riflettori puntati sulle produzioni di eccellenza dei diversi versanti dell'Etna. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi martedì 16 aprile. Apriamo con la cronaca. Avrebbero riciclato grosse somme di denaro dei clan mafiosi palermitani grazie ad imprenditori compiacenti ed esperti di finanza. Blitz tra Trapani e Palermo, 11 arresti e 12 indagati. Nelle province di Trapani, Palermo, Como e Rimini, i carabinieri del comando provinciale di Trapani insieme ai militari del nucleo investigativo di Palermo in collaborazione con quelli territorialmente competenti hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 11 persone, di cui 6 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 5 della misura di arresti domiciliari, indagati a vario titolo in concorso fra loro dei reati di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta, trasferimento fraudolento di valori, ricettazione e autoriciclaggio. Altre 12 persone sono state raggiunte da informazioni di garanzia. L'indagine ha consentito di acquisire gravi indizi circa la convergenza di illeciti interessi di appartenenti alla famiglia mafiosa di Salemi, il mandamento di Mazzara del Vallo, esponenti di spiccoli Cosa Nostra palermitana e imprenditori consistiti nell'attribuzione fittizia a 2 imprenditori palermitani della titolarità esclusiva di quote di una società di capitali appositamente costituita per eludere l'applicazione della normativa di prevenzione patrimoniale e agevolare l'impiego di denaro provento del delitto di associazione mafiosa nell'acquisizione nei numerosi supermercati di una nota società della grande distribuzione italiana nelle province della Sicilia occidentale. L'acquisizione non si concretizzava per diverse scelte aziendali da parte della società. L'indagine ha fatto emergere la turbativa d'asta nella gara indetta dalla società di pubblico servizio che gestisce la rete di erogazione dell'energia elettrica a Favignana per la realizzazione di 4 linee di distribuzione media tensione e 2 cabine di trasformazione di media bassa tensione, in modo da far risultare vincitrice una società di 2 imprenditori mazzaresi. Nel medesimo contesto sono stati acquisiti gravi indizi per quanto riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di 2 imprenditori per essere incaricati del trasporto della carburante necessario per il funzionamento della centrale termoelettrica di Favignana. Strage di Altavilla, uno dei fratelli di Dio, Massimo Carandente, perde il suo avvocato Marco Rocca. È venuta meno la fiducia e il difensore ha rimesso il mandato. Il legale che fino a ieri difendeva Massimo Carandente, uno dei fratelli di Dio indagati per la strage di Altavilla Milicia con Giovanni Barreca, ha rimesso il mandato perché sarebbe venuto meno il rapporto di fiducia con il cliente. L'indagato si sarebbe convinto di poter uscire di prigione entro il prossimo giugno e avrebbe insistito parecchio con il suo legale per massimizzare gli sforzi nell'ottica di un'improbabile scarcerazione. Ci sarebbe anche questa insistenza, fonte di una divergenza di vedute con la sua difesa, a fare da cornice all'uscita di scena del difensore Marco Rocca del foro di Crotone. Io ho spiegato che non è solo chiedendo scusa che si può andare via dal carcere. Evidentemente non ha ancora afferrato che le accuse nei suoi confronti sono pesantissime, ha spiegato Rocca, contestualmente alla formalizzazione della sua decisione di rinunciare all'incarico. Inoltre, secondo quanto riferisce, non si sa ancora a quali altre mani potrebbe passare la difesa del suo ex assistito. Fermo invece l'assetto della linea difensiva per quanto riguarda la compagna di Massimo Carandente, Sabrina Fina, seguita dall'avvocato Franco Critelli. Quest'ultimo ha sintetizzato la versione della donna, pronta all'interrogatorio davanti ai magistrati, parlando di un racconto che contrasta con la narrazione dei fatti fornita da Barreca e dalla figlia di 17 anni, i quali dopo l'arresto hanno subito puntato il dito contro la coppia, ascrivendole la totale responsabilità degli omicidi di Antonella Salamone e dei 2 figli Kevin ed Emanuele di 16 e 5 anni. Intanto oggi un nuovo colloquio al carcere Pagliarelli tra Giovanni Barreca e il suo avvocato Giancarlo Barracato insieme con la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa, a ridosso di un atteso sopralluogo del pool nella villetta degli orrori.
una vera e propria ossessione per la sua salute, tanto da arrivare a falsificare i documenti d'identità pur di farsi ricoverare e visitare gratis in vari ospedali. La polizia di Catania però lo ha scoperto. Vediamo i dettagli del nostro servizio. Un 55enne originario del Veneto è stato denunciato dalla polizia di Catania per sostituzione di persona. L'uomo, convinto di essere gravemente malato, avrebbe escogitato un piano per ottenere visite mediche gratuite in vari ospedali d'Italia e per sentire quanti più pareri possibili. L'indagine è partita dopo il suo ultimo ricovero nell'ospedale di Caltagirone, dove, fingendo sintomi inesistenti e fornendo una falsa identità, è riuscito a farsi ricoverare nel reparto di neurologia. Lì però l'uomo è stato riconosciuto dal personale medico dell'ospedale Cannizzaro di Catania, che lavora anche nella struttura di Caltagirone. E proprio al Cannizzaro, infatti, l'uomo si era presentato a ottobre del 2023, riuscendo anche lì a farsi ricoverare in neurologia. Avendo capito di essere stato scoperto, l'uomo è fuggito dall'ospedale di Caltagirone. La polizia di Catania però è riuscita a identificarlo, scoprendo anche che l'uomo è già stato denunciato per aver fornito in passato false generalità, sempre per ottenere prestazioni sanitarie gratuite anche negli ospedali di Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma. Secondo chi indaga, l'uomo nutriva una vera e propria preoccupazione eccessiva per la salute e si è recato con cadenza mensile in molti ospedali italiani. Il reato di sostituzione di persona prevede, in caso di condanna, la pena di un anno di reclusione. Processo al medico di Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello, sentito ieri a Marsala il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. Conosco da tempo Tumbarello, ha dichiarato, ma non ho mai visto né lui né i suoi familiari partecipare attivamente alle mie campagne elettorali. Lo incontrai il giorno dell'arresto di Messina Denaro e mi disse: non fidarti mai di nessuno. Si è svolta ieri a Marsala l'udienza del processo al medico di Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello. Tra le persone chiamate a testimoniare dal PM della DDA di Palermo, Gianluca De Leo, la segretaria di Tumbarello e il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. La mattina del 16 gennaio 2023, dopo aver appreso da organi di informazione social dell'arresto di Matteo Messina Denaro, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Castiglione, ho visto il dottor Alfonso Tumbarello uscire dal suo studio medico e nel corso di una breve conversazione mi ha detto: non fidarti mai di nessuno, nemmeno degli amici. Io l'ho fatto e mi trovo in questa situazione. Così ha risposto il sindaco alle domande del PM Gianluca De Leo nel processo al 71enne ex medico di base Alfonso Tumbarello, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per aver redatto numerosi certificati a nome di Andrea Bonafede, classe 63, per consentire al capomafia Matteo Messina Denaro di potersi curare. Il sindaco ha poi aggiunto che Tumbarello dal dicembre 2022 fa parte della massoneria e che anche lui tra il 90 e il 91 stava per entrare in una loggia, ma che poi rinunciò. Il dottor Tumbarello, ha sottolineato Castiglione, lo conosco da molto tempo, ma non ho mai visto né lui né i suoi familiari partecipare attivamente alle mie campagne elettorali. I miei messaggi sugli appuntamenti elettorali li inviavo massivamente, quindi a tutti i miei contatti telefonici, e tra questi c'erano anche il dottor Tumbarello e i suoi figli, ma anche Andrea Bonafede, classe 63, e la sua compagna. Il sindaco ha quindi aggiunto di conoscere anche Andrea Bonafede, classe 69, quello che andava nello studio medico di Tumbarello a prendere i certificati per conto del cugino omonimo che aveva prestato la sua identità a Messina Denaro. È un operaio tuttofare, ha dichiarato il sindaco, spesso chiamato per tamponare le emergenze. Un quadro, insomma, in cui tutto sembrava normale, ma dietro cui si nascondeva da anni uno dei superlatitanti più ricercati al mondo. Cervelli in fuga, oltre 8.000 i giovani che hanno lasciato la città di Messina tra il 2012 e il 2022. Se ne è discusso alla Facoltà di Economia dell'Università, dove sono stati presentati ai laureandi e ai laureati i percorsi di inserimento al lavoro e le opportunità professionali in Sicilia e in Italia.
Da statistiche ufficiali, la città di Messina subisce ogni anno una forte riduzione del numero di giovani. Tra il 2012 e il 2022 sono già 8.124 i cervelli in fuga, giovani tra i 15 e i 29 anni, che sono andati via in cerca di lavoro, senza considerare coloro che a lungo mantengono la residenza e pertanto i numeri potrebbero aumentare. È fondamentale quindi offrire ai giovani opportunità concrete per scegliere il luogo in cui vivere e lavorare, grazie anche allo sviluppo di nuove professionalità che consentono il lavoro a distanza, anche con il co-working. Questi gli obiettivi del consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, che ha organizzato un incontro nell'Aula Magna 2 della Facoltà di Economia dell'Università di Messina in partnership con ELIS per presentare ai giovani laureandi e laureati i percorsi di inserimento al lavoro e le opportunità professionali disponibili in Sicilia e più in generale in Italia. Il co-working è una nuova tendenza lavorativa che sta prendendo sempre più piede tra i giovani professionisti e le aziende. Si tratta di uno spazio condiviso dove diverse persone provenienti da diverse realtà lavorative possono lavorare insieme in un ambiente stimolante e collaborativo. Questo tipo di ambiente è particolarmente adatto per attrarre i giovani che sono sempre alla ricerca di nuove sfide e opportunità. Inoltre, il co-working può essere un'ottima soluzione per far tornare i giovani al sud, ad esempio in una regione come la Sicilia, che spesso viene vista come meno attrattiva rispetto alle grandi città del nord. Grazie alla possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e moderno, con la possibilità di confrontarsi e collaborare con professionisti di diversi settori, i giovani possono trovare nuove opportunità di crescita professionale e personale. Inoltre, il co-working può essere un'opportunità per creare una rete di contatti e connessioni sia a livello locale che internazionale, favorendo lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e progetti innovativi. Si intitola Dall'indignazione all'azione, un salto di qualità del sistema per il contrasto alla violenza di genere, ed è l'iniziativa organizzata dal presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici insieme all'associazione Emily per mettere a confronto decine di centri, studenti, uomini e donne su azioni di prevenzione e contrasto contro abusi e discriminazioni. Se ne è parlato a Palazzo dei Normanni a Palermo. Ho voluto anche promuovere assieme a Emily questo incontro proprio perché credo che noi siamo in presenza di un dato che la cronaca ci consegna, ma in cui, diciamoci la verità, la politica e le istituzioni sembrano balbettare, non riescono a individuare modalità di contrasto efficaci se non, come dire, a volte anche demagogicamente l'inasprimento delle pene, c'è chi propone la castrazione chimica, ma la sostanza è una: abbiamo bisogno di mettere in campo una strategia sistemica, perché diverse istituzioni sono impegnate su questo fronte, quello educativo innanzitutto, la scuola, la cultura, quelli sociali, le istituzioni sociali, la sanità, le politiche della famiglia, l'associazionismo, i centri antiviolenza, però dobbiamo costruire una rete sistemica, cioè creare le condizioni perché tutta questa strategia abbia anche un suo coordinamento, una sua efficacia, una sua strategia di risultato. Il nostro policlinico ha un pronto soccorso dedicato alle donne che sono vittime di violenza, che ha a disposizione un'equipe multidisciplinare per le cure del caso, sia dal punto di vista psicologico e quindi di accompagnamento a quelli che sono i problemi, diciamo, della sfera emotiva, che è un pronto soccorso di tipo ostetrico e medico. In particolare il policlinico si contraddistingue rispetto alle altre aziende per la presenza al suo interno della medicina legale, che è disponibile per tutta la giornata e per tutta la notte nel caso di violenza. La medicina legale è fondamentale perché permette di riconoscere con gli strumenti adeguati professionali la violenza, quindi i segni della violenza. Chiaramente il ruolo fondamentale pure che riveste il policlinico è quello didattico, perché la nostra è un'azienda che ha diverse anime, ha l'anima assistenziale ma anche quella della ricerca e della didattica, quindi dal punto di vista formativo, perché bisogna incidere sulla formazione proprio per riconoscere la violenza e per poterla prevenire, ovviamente il policlinico si incentra
incentra, diciamo, la sua attività anche sull'aspetto formativo e lo mette a disposizione delle altre aziende. I casi sono numerosi, addirittura nel report, diciamo, ministeriale nell'ultimo trimestre già è stato riportato che le vittime sono numerosissime, però quello che vi posso dire è che io, per non dare dei numeri che possono essere poi, diciamo, contraddetti, vi dico una cosa, che la nostra regione, quindi parlo a questo punto di regione siciliana, è assolutamente in linea con i dati rispetto alle altre regioni d'Italia. La violenza di genere è solamente la punta di un iceberg costituito da discriminazioni in ogni ambito, dal lavoro. In Sicilia una donna su tre lavora, quando lavora è un lavoro precario, la discriminazione economica, pochissime donne hanno un conto corrente e intestato personalmente, e per esempio la Carta Europea dei Diritti delle Donne impone che qualsiasi paga, qualsiasi stipendio vada direttamente a un conto intestato alla donna, perché anche un conto corrente cointestato è la manifestazione di un controllo dell'uomo sulla donna. Le manifestazioni del disequilibrio di genere della nostra società sono tantissime. Riprende quota l'idea di un nuovo aeroporto in Sicilia, questa volta in provincia di Messina, nella Valle del Mela, privati pronti a finanziarlo. Riprende quota l'idea di un nuovo aeroporto in Sicilia, questa volta in provincia di Messina, sulla Piana del Mela. Lo ha scritto oggi MF Sicilia, che spiega che a rilanciare l'iniziativa sostenuta da anni da un comitato promotore è Shara Holding, una delle società che aveva presentato in cordata una proposta per l'acquisizione dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, poi superata dal gruppo Pelligra. Nel corso di un convegno che si è tenuto al Teatro di Milazzo si è tornato a parlare del nuovo scalo, che dovrebbe essere non internazionale ma intercontinentale, specializzato nel trasporto delle merci. Noi crediamo che un'infrastruttura, se legata ad altre infrastrutture, possa dare dei vantaggi, ha spiegato Fabio Bertolotti, rappresentante di Shara Holding, prendendo la parola a Milazzo. Sono turbato da quanto successo con Termini Imerese, siamo stati scavalcati da un altro progetto mentre il nostro avrebbe dato lustro alla Sicilia e alla provincia di Palermo. Speriamo, ha spiegato ancora, di fare qualcosa di grande qui a Milazzo. L'ipotesi è quella di realizzare l'opera in project finance, anche grazie al supporto di Credit of London, guidata dal presidente Giuseppe Grippaldi, presente anche lui a Milazzo. Siamo interessati ad aprire un nuovo aeroporto commerciale per poter dare spazio alle produzioni siciliane, ha dichiarato. Insomma, dopo il ponte sullo Stretto e l'aeroporto sul Mela, si spera solo, si fa per dire, per strade e autostrade siciliane, che sono da anni cantieri a cielo aperto. E ora a Termini Imerese, dove è stato presentato il progetto per la realizzazione del polo impiantistico di conferimento rifiuti che sorgerà a Castellana Sicula. I lavori inizieranno a fine anno, sarà utilizzato da ben 38 comuni della zona orientale del Palermitano. Sorgerà il territorio del comune di Castellana Sicula e servirà i 38 comuni della SRR Palermo Provincia Est. La realizzazione di questo impianto, che ha già ottenuto in tempi record, grazie al lavoro sinergico dell'SRR, della Regione e del concessionario Asia Ambiente SPA, un partner privato d'eccellenza, ha già ottenuto il PAUR, quindi l'autorizzazione unica da parte dell'assessorato regionale. E adesso la voltura per poter cominciare i lavori che sono programmati entro l'anno è alla firma dell'assessore Pagana. Questo impianto, che è l'impianto principale previsto nel nostro piano d'ambito, già quasi visionario del 2014, vedrà la luce questo anno e ci consentirà di raggiungere l'autonomia impiantistica e di servire i 38 comuni, chiudendo il ciclo dei rifiuti. Questo ha delle conseguenze immediate e importanti per i comuni e per i nostri cittadini, perché i comuni, purtroppo, seppur approvano i PEF, cioè significa quel bilancio dove viene stabilita la tariffa di conferimento dei rifiuti a carico dei cittadini, purtroppo nel corso degli anni si vedono sempre delle oscillazioni per l'aumentare del prezzo del conferimento dei rifiuti, per la continua emergenza, per la crisi di impianti. Il polo impiantistico ci consentirà invece di fissare, grazie a un piano tariffario che durerà 25 anni,
anni e sarà fisso appunto per questo periodo di tempo della concessione senza appunto oscillazioni. Fissare la tariffa per i cittadini significa certamente dare una certezza sia di spesa ai cittadini che sono chiamati sempre a aumentare diciamo le performance di raccolta differenziata, ma soprattutto ai comuni per poter meglio gestire e meglio programmare la quotidianità e l'economicità. Un risultato davvero importante che arriva in un momento in cui le criticità del sistema regionale dei rifiuti sono veramente ai massimi livelli. I comuni dovete considerare che sostengono costi esorbitanti per il conferimento in discarica della indifferenziata. Paradossalmente in Sicilia aumenta la raccolta differenziata, ma aumentano di pari passo anche i costi di conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati. Basti pensare che la tariffa è aumentata in maniera esponenziale negli anni. Dal 2014 siamo passati da una tariffa pari a 120 euro a tonnellata fino a un 2023 che ci ha visto spendere, ci ha visto sostenere costi per circa 380 euro a tonnellata per i rifiuti indifferenziati. Alcuni comuni sono addirittura arrivati a 450 euro a tonnellata. Dovete anche considerare che alcuni comuni hanno e stanno fronteggiando veri e propri buchi di bilancio che sono stati dovuti all'annullamento del decreto regionale sui famosi 45 milioni di euro che avrebbero dovuto garantire gli extra costi sostenuti dai comuni per il conferimento fuori regione, per il conferimento in discarica fuori regione. Dobbiamo anche aggiungere che chiaramente gli impianti continuano a essere saturi e quindi ci prepariamo anche ad affrontare una nuova emergenza. Qualora le condizioni non dovessero cambiare, ci prepariamo ad affrontare un'emergenza che cade sempre, paradossalmente, durante il periodo estivo. Il ruolo delle donne nella società, una questione culturale, il fil rouge del dibattito promosso ed organizzato dal Sor Optimist Palermo, guidato dall'imprenditrice Giovanna Scelfo, che si svolgerà a Palermo sabato prossimo allo stand Florio. Il ruolo delle donne nella società sarà il dibattito da lei promosso il 20 aprile alle ore 16:30 allo stand Florio a Palermo. Di cosa si tratta? È un evento organizzato dal Sor Optimist International Club di Palermo e trae spunto da un libro curato dalla scrittrice Rossana Casale, Leonardo Sciascia negli occhi delle donne, dove l'autrice del libro intervista 12 donne. E con un gioco degli specchi noi apprendiamo quello che probabilmente Sciascia pensava delle donne attraverso donne che lo hanno conosciuto. Il tema dei temi è: ma cosa pensava effettivamente Sciascia delle donne, del loro ruolo nella società? È il tema dei temi perché in realtà Sciascia sembrerebbe avere una visione un po' controversa quando afferma l'importanza del ruolo della donna nella famiglia. Forse invece questo è proprio l'ultimo tabù da battere come donne, perché se riconosciamo l'importanza delle donne in toto e quindi nel lavoro, la loro affermazione nella società, perché non riconoscere anche il ruolo che le donne hanno nell'ambito familiare? Questo evento si svolge all'interno dello stand Florio, che è un luogo recuperato al degrado dall'architetto Giuseppe Vagliana, e quindi anche questo ha un valore, diciamo, simbolico per il Sor Optimist, e cioè incoraggiare il recupero della città, insieme alla chiusura dell'evento che si accompagna con Katia Vaccaro, delle donne del vino siciliane. E, in realtà la chiusura è anche il primo seme che noi poniamo per il successivo evento, e cioè quello della raccolta di fondi attraverso proprio la collaborazione con le donne del vino per la costituzione presso il Tribunale di Palermo di un'aula d'ascolto minori, che intitoleremo a Marisa Leo, in quanto il Sor Optimist chiaramente non tutela non solo il ruolo della donna nella società, ma anche e soprattutto la difesa della donna, delle donne vittime di violenza. E ora cambiamo decisamente argomento. Al Vinitaly, riflettori puntati sulle produzioni di eccellenza dei diversi versanti dell'Etna.
Il progetto di Firriato relativamente al metodo classico, agli spumanti metodo classico sull'Etna, è un progetto antico che risale al 2010. Abbiamo voluto focalizzarci proprio sulla spumantizzazione del metodo classico perché l'Etna è un territorio molto vocato per la spumantizzazione, quindi già risale al 1800 la spumantizzazione del Nerello Mascalese sull'Etna. E ad oggi noi abbiamo creato una linea Gaudentius, appunto, che consta di 5 etichette, un Blanc de Noir, appunto, un Nerello Mascalese vinificato in bianco, quindi Nerello Mascalese è il vitigno principe della viticoltura etnea, un Blanc de Blanc, appunto, un Pas d'Ausée, un rosato e adesso anche un vintage, quindi 2013, l'annata ultima, quindi che ha un vino da lunghissimo affinamento sui lieviti, si va oltre i 100 mesi, esattamente 120 mesi sui lieviti. È un progetto appunto molto importante, su cui abbiamo creduto tantissimo, proprio per la vocazione del territorio ateneo per la spumantizzazione, ci sta dando dei grandissimi risultati e soddisfazioni ed è anche molto dispendioso perché comunque si tratta di vini da lungo affinamento, quindi sono anche delle immobilizzazioni aziendali di un certo tipo. Ad oggi abbiamo in affinamento quasi 1 milione di bottiglie, quindi questo ci fa essere prima produttore di metodo classico dell'Etna ma anche in Sicilia. Ma guardi, possiamo racchiudere il tutto con una parola, la viticoltura eroica, no? Perché comunque abbiamo questi grandi e bellissimi terrazzamenti dell'Etna. Noi abbiamo l'azienda La Gelsomina, che è una delle aziende diverse un po' dalle altre aziende dell'Etna, anche perché ci troviamo di fronte al mare, noi dall'azienda vediamo Taormina, vediamo le spiagge e questo ci influisce tantissimo in quello che è la nostra parte enologica. Ma ritornando alla terra, abbiamo questi grandi terrazzamenti, all'interno dell'azienda abbiamo un vulcano del 1400 inattivo ovviamente e che comunque è diventato un lago. Fare viticoltura sull'Etna è un qualcosa di straordinario, di eroico, ma è un qualcosa che veramente ti entra nelle vene, perché comunque lo fai tuo, lo apprezzi e cerchi di rispettare il territorio, quel gran bel territorio dell'Etna. Padiglione Sicilia molto molto frequentato, molto popolato, sicuramente l'Etna oggi è un po' la punta di diamante della Sicilia, un territorio che cresce sempre di più, che cresce bene, tanti produttori e che sempre più si va verso anche una comunicazione, come possiamo vedere anche da questa mappa alle mie spalle, che varia anche appunto nei diversi versanti, quindi distinguiamo i diversi versanti dell'Etna, del vulcano, quindi tanta diversità, tanta particolarità nel territorio ma poi soprattutto nel calice. Ricordiamo un territorio molto complesso ma che appunto si va a contraddistinguere per 4 varietà importanti: Carricante, Catarratto, Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. Questa settimana Città di Catania e FIPE Confcommercio celebrano la prima festa del gelato. Per ogni prodotto artigianale acquistato da un adulto in un locale aderente all'iniziativa, un bambino fino a 10 anni avrà un gelato in omaggio. Un'intera settimana dedicata a lui, il gelato artigianale, re della bella stagione. Dolce, rinfrescante, ma soprattutto sano, nutriente, digeribile e adatto a tutte le età. A celebrare un alimento completo che per le sue virtù è stato riconosciuto patrimonio di tutta la filiera con l'istituzione della giornata europea, la prima festa del gelato, organizzata a Catania e provincia dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi Etnei. Un'iniziativa tutta la settimana fino a domenica 21 che delizierà grandi e piccini grazie ad una campagna che coinvolgerà bar, gelaterie e pasticcerie che esporranno la locandina dell'evento. La promozione rivolta a tutti i bambini fino ai 10 anni consentirà loro di gustare gratuitamente un buon gelato se accompagnati da un adulto che ne acquisterà un altro. Questo evento è stato fatto sicuramente per dare un sorriso ai bambini, perché sappiamo sempre bene che qualunque bambino di fronte a un gelato avrà sicuramente un grande sorriso, e sia per far conoscere questo alimento sano che molte volte viene soppiantato da gelato industriale. Quindi vogliamo ricordare alla nostra clientela di far consumare ai propri bambini un gelato artigianale, che è sicuramente una merendina molto nutriente e buona da gustare.
prima edizione a Catania, ma è la prima edizione in Sicilia che si fa per la nostra associazione. È rivolta naturalmente, come abbiamo detto, ai bambini, ma dobbiamo dare un impulso maggiore a quello che sono le nostre aziende, per far capire naturalmente che dietro tutto ci sta qualità, ci sta un servizio e ci sono degli imprenditori che rivolgono il tutto a una platea che naturalmente sono i nostri clienti e i nostri futuri clienti, che sono i bambini. Una bella iniziativa che condivido pienamente, sia da nonno, quindi ho il problema dei nipotini, e poi anche da consumatore, lo dicevo prima scherzando, è seriale di gelati. Io sono una di quelle persone che a mezzogiorno pranza col gelato, lo faccio d'estate, d'inverno, e credo, come abbiamo anche dimostrato dai numeri che sono stati presentati dal nostro presidente Dario Pistorio, che in Italia ci sia ancora tanto da fare. Siamo grandi creatori di gelati, scarsi consumatori di gelati, quindi bisogna superare questa contraddizione. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto.